L'immaginario mi sembra che sia costantemente attraversato da condivisioni. Spesso noi l'immaginario lo pensiamo invece come strumento per separarci e per costruire un'identità contro o separata dagli altri, quando invece tanti immaginari sono frutto di condivisioni nascoste. L'arte ha tutte e due le cose, cioè la rottura e la condivisione, no? Perché l'arte è l'artista che è capace di offrire una visione che sta al di là del quotidiano, al di là del luogo comune, e anche colui che è capace di rompere gli schemi della condivisione, di rompere gli schemi, i tranquilli schemi dell'immaginario collettivo, no? Per proporre delle visioni che vanno anche al di là. Quello che l'artista è, lo collochiamo sempre in un movimento, no? All'interno di uno stile, ma nello stesso tempo l'artista è anche quello che va un po' al di là, no? Quindi forse ci sono tutti e due questi aspetti nell'arte, sia la condivisione, il donare, indubbiamente, ma anche il rompere, il conflitto anche in un certo senso, mi sembra. Si diceva prima, mentre si camminava qui per la strada, facevo questo riferimento a un filone di studi che parte da Georges Bataille e arriva a un autore che scrive nel 1979, mi sembra, il libro Il Dono, Vita erotica della proprietà. Mi sembra sia questo il sottotitolo, ma mi potrei sbagliare. Si chiama Hyde, dove costruisce il suo discorso sul dono e su questa contrapposizione tra l'eros e il logos. L'eros è questa forza di attrazione che ci avvicina e che sta alla base dei legami spirituali e non delle relazioni umane, laddove il logos che ci avvicina al mercato è questa forza razionale di separazione. All'interno di questo discorso dedica diverse pagine al dono dell'artista, perché il dono dell'artista è qualcosa che l'artista riceve come un dono, e proprio perché è dono, il dono si costruisce sul fatto che deve circolare. E quindi, una volta che l'artista, secondo questa visione, produce, realizza un'opera d'arte, la deve far circolare. Allo stesso tempo, però, è anche la massima espressione del sé dell'artista. E spesso la massima espressione del sé, la massima potenza, significa un'affermazione dell'individuo. Può avvicinarci a quelle pratiche in cui l'affermazione del sé porta a offuscare gli altri. C'è questa ambiguità, c'è questa ambivalenza, che è un po' l'ambivalenza tipica del dono più in generale, dove siamo spinti a dare, ma allo stesso tempo attraverso questo tipo di dono ci affermiamo, e talvolta ci affermiamo a scapito degli altri, e in questo senso affermando e rafforzando un'individualità. Quindi è un terreno molto delicato, molto scivoloso. Se si rompe quel tentativo di trovare un equilibrio tra la condivisione e la rottura, e c'è solo l'aspetto della rottura, che cosa comunica allora in definitiva l'arte? Cioè, noi abbiamo forse, ma questa è una domanda che in realtà rivolgo a te, che ne sai di più, cioè viviamo forse un'epoca in cui anche nell'arte si è imposta una visione molto solitaria e individualistica del genio creatore? In realtà l'idea che l'artista è un genio creatore nella solitudine del suo studio è un'idea molto discutibile. Molte culture che noi frequentiamo, l'artista deve condividere e comunicare dei linguaggi, altrimenti non ha. Deve, certo, è capace di gettare dei ponti, un po' come le metafore che creano nuovi spazi al linguaggio. La metafora è un ponte gettato su una realtà che non conosci. È un modo, la metafora, per mappare dei territori che stanno un po' fuori, però una parte del ponte sta su un territorio solido che si conosce, perché se ti sfugge il senso della metafora non si capisce niente. Allora è un po' quello, cioè, da chiedersi anche se la difficoltà che molti di noi hanno di capirci qualcosa di molti aspetti dell'arte contemporanea non nasca proprio esattamente da questa incapacità di condividere di più i linguaggi. A volte mi viene da paragonare a quegli accademici che parlano un linguaggio tutto loro e capiscono soltanto loro. Questo è un punto, cioè, dove invece queste forme nuove di arte partecipata, di arte nei quartieri, di arte, no, più da strada, che cerca dei linguaggi di comunicazione. Mentre certi artisti della contemporaneità ho un po' l'impressione che creino dei grandi geni in solitudine, però non condividono nulla. Allora,
non so se sono più sul terreno che diceva prima Matteo del mercato che crea, è una libertà che crea grandi solitudini, ecco. Però non so, riflessioni da persona molto lontana. Sono i fenomeni in cui le relazioni umane sono forti, o sono i fenomeni in cui le relazioni culturali sono forti, che creano immaginari stimolanti per l'artista? Cioè sono le zone di contatto, le zone di mescolamento, i terreni condivisi, quando si incontrano gruppi, culture, situazioni che sono forieri di grandi capacità creative? Il professor Favole non l'ha detto, ma tenderebbe a sottolineare come, siccome è un grande conoscitore di creatività culturale, che ci ha scritto anche questo libro Oceania, Isola di creatività culturale, riflette tanto su questo, come la creatività culturale, che è un po' diversa dalla creatività individuale, si origini soprattutto nelle zone di confronto, dove le relazioni stanno al centro. Non so se si può dire che così possa essere anche per certi mondi artistici. Dov'è che sono più fecondi? Questa è la domanda. Quando ci sono momenti di grande confronto tra differenze, tra aspetti diversi, tra culture diverse, tra mondi diversi? Oppure nell'antro rinchiuso sulla Torre d'Avorio? Si può dire questo.